Non mi sono mai sentita così debole, così depressa, completamente impotente. Non riuscivo proprio a muovere le gambe, avevo intensi dolori muscolari. Non mi sono mai sentita così prima, mai sentito così in vita mia. È durato a lungo, 4 settimane, sono molto, molto lunghe. Penso che avesse a che fare con il coronavirus. Non ho chiamato un medico o altro perché non avevo la febbre e nemmeno lui. Quindi non ci avrebbero trattato comunque, ma non mi sono mai sentita così debole in vita mia. Ho messo il bambino a dormire la notte, poi sono andata a controllarlo e ho visto che non respirava, era blu. Gli ho parlato invano, non ha risposto. Ero davvero spaventata, ho iniziato a muoverlo, a parlargli. Ha iniziato a respirare con grande difficoltà. Avevo paura che se fosse andato in ospedale sarebbe potuto morire o che non sarebbe più tornato a casa. István ha ora 42 anni, ha lavorato come falegname 17 anni fa, ma ha subito una frattura del cranio, una frattura vertebrale cervicale e un collasso polmonare a causa di un incidente sul lavoro. Non sappiamo davvero molto dell'intera storia perché non vi è più il rapporto. Ho chiamato l'Ispettorato Generale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Non hanno controllato le condizioni di mio figlio, non hanno potuto fare niente di quello che hanno detto. Bene, la tua ferita guarirà in 8 giorni, hanno detto. E ho detto, beh, non è vero perché non può parlare oggi. È stato un anno dopo l'incidente. Nel frattempo l'ospedale ha a stento dato a István la possibilità di riprendersi. I medici hanno detto che pensavano che qualcosa potesse essere caduto su di lui dall'alto, perché le 4 arterie principali alla testa erano lacerate e una aveva una perdita. Questo non è stato notato in ospedale e il sangue è sceso nelle sue orbite, i suoi occhi non funzionavano. Quindi dopo tutto questo è il motivo per cui mio figlio è diventato cieco all'occhio destro. È stato trasferito da qualche parte per sottoporsi a questi interventi chirurgici. Un occhio doveva essere riparato, l'altro era chiuso. Gli hanno detto che non poteva essere riabilitato e c'era solo una probabilità dell'1%. Volevano convincermi a mandarlo in un istituto perché comunque non sarebbe stato un uomo normale. È una sensazione terribile per un genitore quando glielo dicono in questo modo. István è stato depresso per anni dopo l'incidente. È stato difficile per lui accettare la sua situazione e ha ripetutamente cercato di porre fine alla sua vita. Ha provato a ficcarsi una brioche in gola per soffocare. Non abbiamo ricevuto alcun aiuto perché erano indignati che l'avessi portato a casa. Sì, l'ho portato a casa perché non volevo perdere mio figlio. Sapevamo che l'altro bambino sarebbe morto in pochissimo tempo perché all'età di 4 anni ci è stato detto che sarebbe vissuto solo fino a un massimo di 6 anni. All'altro figlio di Rosa gli è stato diagnosticato una malattia genetica all'età di 4 anni. A causa della malattia, Tomáš peggiorò sempre di più. Nel 2011, all'età di 14 anni, è morto tra le braccia della madre. E questo è stato molto, molto difficile da elaborare, per così dire, ma ho imparato dal mio piccolo che non si deve mai piangere davanti a loro. Così ho imparato questo da 2 ragazze moribonde che dicevano: se amo davvero mio figlio, non piangere mai davanti a loro, sii sempre allegro. Dovresti sorridere perché questo ti rende più forte. È orribile per loro quando il padre piange. Sembra come se non fossero stati accettati. Siamo arrivati a casa e ho detto, beh, basta, vivremo come se ogni giorno fosse Natale. Questo è stato il caso dal giugno 2011. Cerchiamo davvero di vivere il meglio possibile. Quindi non siamo tristi, cerchiamo di essere felici e sorridenti. Lo porto ovunque, gli ho comprato un'auto automatica. Può gestirla meravigliosamente con la mano sinistra. Da allora in poi, tutti i giorni d'estate, tempo permettendo, percorriamo 5, 8, 10 chilometri, quindi camminiamo molto. Gli piace davvero, lo adora moltissimo ed è orgoglioso di poterlo fare da solo. Ho provato, ma ho rinunciato ai medici perché non c'era più alcuna possibilità.
viszont ugye folyamatosan keresek, hogy hát ott találnák valami olyat, ami... Quindi non c'era speranza, sarebbe stato comunque impossibile. Tuttavia cerco costantemente di vedere se riescono a trovare qualcosa che possa far avanzare il nostro recupero. Così ho trovato un video, completamente per caso, in cui ho visto un ottimo miglioramento in un bambino caduto da una giostra. Per me era più in dubbio perché sono passati 17 anni da allora, troppo tempo, ma ho pensato che se ci fosse stato un piccolo miglioramento o niente, avrei potuto dire almeno che ci avevo provato. A metà febbraio del 2020 István ha iniziato a prendersi il peptide C. Sua madre non si aspettava un miglioramento così rapido. La sua mano e il polso erano completamente sotto di lui, quindi non poteva girare il palmo per lavarlo, quindi era una tortura. Mostra la tua mano, sinistra, per favore. Quindi ora siamo qui e posso sollevarlo molto. Quindi è il 18 febbraio, prima di allora non potevo. Quindi sono stata in grado di spostarli, ma la cosa veramente interessante è che posso spostarli in modo circolare. Anche questo assolutamente non si è mosso. Queste due dita non possono ancora aprirsi correttamente, ma possono muoversi abbastanza bene. In due mesi è stato sorprendente quali cambiamenti siano avvenuti. Ora riesce a pronunciare più o meno le vocali. Ora dopo il peptide C, perché comunichiamo sempre e parliamo sempre di cose, come appena detto, ciao, e circa un mese dopo ha detto ciao. Comunicarunk minden, és akkor csak úgy mondtam neki, hogy hello, és durván rá egy hónapra megszólalt, hogy hello. Köszönj anyának, hogy... Saluta mamma, puoi dire ciao? Így van. Giusto. Nem. E puoi dire di no? Mondjad, hogy nem. No. Nem. Così. Úgy van. Tehát már ezek is mennek. Tehát hang például, ugye... Quindi questi stanno già funzionando. Per 16 anni non è stato così. Dopo 16 anni la sua voce è davvero iniziata. È stato un naturopata che ha tirato fuori la sua voce. Ma lui è morto e la nostra speranza è stata spezzata di nuovo. E poi mi sono imbattuta nel peptide C. E non so fino a che punto arriveremo, ma è già molto per me. Nem tudom, meddig jutunk el, de nekem már ez is óriási dolog. Tehát mondom, ez két hónapja. Ő maga mozdítsa reggel az ágyra. Sono passati due mesi. Al mattino solleva la gamba dal letto. Alza la gamba, per favore. Va bene, puoi lasciarla. L'altra? Sì. Igen. Ez sokkal, mert ugye ez egyáltalán nem... Questa, direi, è troppo debole. L'altra è rigida all'anca. Cipőbe merev. Mozdíts még egyszer? Spostala di nuovo. Va bene. L'altra? Va bene. Puoi smettere. Non so fino a che punto arriveremo, ma quello era il peptide C normale. L'abbiamo appena ordinato. Il secondo tipo è arrivato ieri. Ne ho davvero fiducia. Abbiamo ancora due o tre spruzzi dell'altro. Inizieremo dopo quello. Sono molto fiduciosa, quindi spero di poter andare molto oltre. All'inizio di marzo, Rosa ha avvertito sintomi insoliti. Al mattino ho sentito un dolore alla gola, ma non me ne sono occupata particolarmente. Ho messo István a dormire la notte. Avrei iniziato a lavorare anche allora, ma ero così debole che non ho potuto alzarmi dal letto prima delle 2 del mattino. Non potevo entrare nella sua stanza per girarlo. Solo alle 2 del mattino ce l'ho fatta ad entrare e a girarlo. Non sapevo davvero come avrei potuto prendermi cura di lui il giorno successivo, semplicemente non avevo l'energia. Era più o meno così. Mi ci sono volute 3 o 4 settimane buone. Lui ha iniziato con i sintomi circa una settimana dopo. Ho cercato di prendermi cura di lui, ma ha capito. Aveva il naso che colava e una leggera tosse. C'è stato un giorno in cui ha smesso di respirare. Non ho visto niente di speciale. Questo non è mai successo prima. L'ho messo a letto la sera
E poi ho lavorato. Di tanto in tanto vado nella sua stanza, lo guardo, controllo tutto. Ma quando sono entrata le sue labbra erano blu. Gli ho messo una mano sul naso e ho sentito che non respirava. Gli ho parlato più forte, ho gridato, ho iniziato a scuoterlo. Poi molto lentamente il suo colore è cambiato. Ha iniziato a respirare correttamente. Ma anche allora non aveva voce. È tornata solo la mattina dopo. Questa infezione è durata per me circa una settimana quando ho avuto questo arresto respiratorio. Ma è possibile che da quando abbiamo preso il peptide C le nostre possibilità di recupero fossero significativamente migliorate? Ecco perché era strano per me, perché da quando è paralizzato non ha nemmeno avuto un raffreddore, mai febbre, niente. Quindi è migliorato in circa una settimana, molto presto. Indipendentemente dal fatto che questo fosse l'effetto del peptide C, i suoi sintomi erano significativamente più deboli dei miei. Quindi direi che sono stata molto debole per 4 settimane. Penso che avesse a che fare con il coronavirus. Lo provo molte volte. Tra l'altro, mia cognata era nella stessa situazione. Era stata messa in quarantena per 2 settimane, ma non era stata testata. Non ci sono stati test. Anche a lei è durato da 4 a 5 settimane. Era lo stesso dolore agli arti e questa debolezza. Non poteva sopportarlo e ha detto che ho 54 anni e non l'aveva mai provato prima. E da questo sospettiamo che sia più che probabile che non sia stato un semplice raffreddore, perché lo si può gestire molto meglio. Questa invece era una forte debolezza, impotenza, ma il suo umore non è cambiato. Le colava solo il naso, colava e tossiva. Lei non è stata tanto male, per cui penso che il peptide C possa aver minimizzato i suoi sintomi. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria né dall'Agenzia Europea per i Medicinali o da qualsiasi altro organismo medico, autorità medica. Non miriamo a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcune malattie. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto in questo video. Specialmente se sei incinta, stai allattando, prendi farmaci o hai una condizione medica.